e vorremmo imparare molto dalla vostra esperienza di vita eremitica ed ascetica. Nell'anno in cui Milano celebra il 1700° anniversario dell'editto di Milano firmato da Costantino sulla libertà religiosa, non poteva essere più appropriata la visita fatta dal nuovo Papa copto Tavadros II all'arcivescovo della Chiesa di Milano, Cardinale Angelo Scola. La società egiziana in Egitto sta vivendo momenti di tensione tra cristiani e musulmani, scaturiti soprattutto a conclusione di quella che era iniziata come primavera araba e che invece non ha dato i frutti sperati e attesi, e che oggi chiede a gran voce diritti civili uguali per tutti, senza distinzione di fede religiosa. A causa delle forti pressioni economiche, sociali e politiche, molti egiziani lasciano la loro terra e arrivano a Milano, e per Milano civile e religiosa si aprono sfide di accoglienza e di integrazione a cui dare risposte concrete. La storia, anche se lontana secoli, insegna. Diversamente è inutile ricordare e celebrare una firma di tolleranza avvenuta nel 313 tra Costantino e Licinio, tra Occidente e Oriente.